Bene. Cominciamo con il gameplay commentato di Tau Set. Allora, la scena è stata spostata su Yuan, nella sua stanza, nella sua camera da letto. Stava indagando sui crimini, al cavo di suoi, stava indagando sui crimini Yuan. Allora, mormorò il nome della malattia mentale che stava essiccando sul suo PC. Anche adesso una spiegazione era sul suo monitor, display, si poteva vedere sul suo monitor.辛いんですね。Deve essere molto difficile per te. Io ho pensato a Kumi mentre abbracciò il Goro Froggy che era situato lì vicino al cuscino, seduto lì vicino al cuscino. Ma io?私。La sua faccia presto si svuotò di ogni espressione. E si strinse i molari, strinse i molari. Era difficile respirare, nonostante quello che avesse fatto era guardare cose nel suo PC. Tutto quello che avessi fatto era guardare cose sul PC. Sentì il mio cuore battere più violentemente del solito. Come prima, la presenza di qualcosa che mi sta guardando rifiutava di sparire. A malapena riuscivo a pensare correttamente, a pensare correttamente, insomma. E stare tranquillo. Facendo in modo che io non. Impedendomi di girarmi, impedendo me stesso di girarmi. Ma i limiti di questa cosa erano sempre vicini. Fuoco. Ti è sfogato in maniera rabbiosa contro quello che lo sta guardando. Io ho un ululaio, un cavolaio con quel qualcosa, contro quel qualcosa. La sua vera identità era la ragazza demone, no? Forse stavo usando visione a raggi X o a chiaroveggenza o qualche simile potere demoniaco per tenermi sotto sorveglianza. Poi chiaroveggenza. Qua abbiamo sbloccato un po' di tips, ma sono tutti in. Ok. Quel formico lì ho sulla.
Quel formicolio sul retro del mio collo mi stava diventando sempre più forte, sempre più forte, trasformando il dolore in un shock elettrico. Stavo sudando copiosamente per un po'. Il colore della mia maglietta era completamente zuppato di sudore. Merda. Non più in grado di contenermo, di contenerlo ulteriormente, mi girai indietro. Tutto quello che vedevo era la solita vecchia stanza, senza nessuna indicazione che avesse subito qualche tipo di cambiamento. Perché non sei lì? Chi sei? Urlando in una voce che sembrava tipo uno stridere, sembrava più uno stridere. Mi alzai e controllai che la porta. No, mi alzai e controllai. Sì, che alzai e controllai. E andrei a vedere che la porta fosse stata propriamente chiusa a chiave. O in qualche modo come cavolo poteva chiudere quella cavolo di porta del container, vabbè. Ed era chiusa. Un poco sollevato, mi spazzai via, mi asciugai il sudore dalla fronte con le maniche, con le mie maniche, con le mie maniche, la camicia. Una volta trovato il mio PC, guardai il monitor. Ancora, tornai a guardare il monitor. Stavo ricercando la precognizione, stavo cercando su internet sulla precognizione, stavo facendo ricerca sulla precognizione. Allora, precognizione, sempre wiki pedofilia, sarebbe Wikipedia, sapere che qualcosa succederà prima che occorra, prima che occorra. La precognizione è l'atto di essere consci delle circostanze che devono ancora accadere cronologicamente, prima che accadano, prima ancora che accadano cronologicamente. O alternativamente, comportamento atto a imparare. Quelle co imparare cose future. Percezione estrasensoriale. Vabbè, percezione estrasensoriale, poteri paranormali. Differentemente dalla predizione, un tipo di stima più certo basata sui precedenti esperienze e altre informazioni. Ah, la predizione, sì. È generalmente qualcosa che generalmente si riferisce a cose basate sui poteri soprannaturali o altre forme di rivelazioni extrasensoriali. Un esempio di qualcosa che è chiamata precognizione senza raggiungere il livello di ESP, di ESP, sono. Ah, le misure di sicurezza antiprendittrici dei terremoti, incluse in certo tipo di equipaggiamento. Che in teoria predire il terremoto non è possibile, però.
Quando ero bambino, avevo seriamente creduto che le abilità precognitive esistessero davvero. Ad essere al 100% onesti, ci credo ancora un po', anche adesso. Come risultato, io avevo la nozione istintiva che l'immagine che mi avevano mandato la ragazza demone e Shogun era qualcosa che prediceva il futuro. E quindi rimasi senza scelta, quindi rimasi senza altra scelta di dover approfondire l'argomento. Forse senza accorgermene, il mondo era già pieno di profeti. Io stesso ho fatto qualcosa di simile al vedere il futuro quando ero un bambino, prima dell'incidente dell'autobus, della corriera, sì, dell'incidente della corriera. Per quello, non potevo, a causa di quello, non potevo completamente negarlo. Ma no, non, per quanto io lo ricercassi, tutto quello che veniva fuori era relativo alla magia e all'occulto. Una roba sketchy looking. Non truffaldina. Tutta spazzatura, tutta roba. Un conto. Non mi viene un termine italiano corretto. Non c'era nulla di scientificamente provato che quei poteri esistessero o il contrario. Che non esistessero. Tutsgrei, a te Tutto quello che voglio voglio è una. Sempre più irritato. Colpì. Battevo violentemente i tasti sulla tastiera. Se le cose fossero state così vaghe, l'ansia mi avrebbe fatto perdere l'abilità di mantenere un contegno. Di questo passo, dovevo quindi aspettare, stare fermo, aspettare un demone che poteva o non poteva venire da me. Allora, di questo passo dovevo forse continuare ad aspettare che un demone o qualcosa del genere venisse da me. I miei nervi non avrebbero retto alla lunga. Naturalmente sarebbe stato meglio avere evidenza che non sarebbero venuti, ma per il momento volevo solo che le cose diventassero bianche o nere, bianche e nere, chiare e comprensibili, ovvero chiare e comprensibili. Ora non avevo molta altra scelta che dare un'occhiata alla sezione dell'occulto di Yat Channel. Molto
White Noise, boh, non so, beh, era più che altro, c'era più che altro, dentro c'era più che altro delle white noise, bugie, assurdità, ormai white noise sarà delle voci strane, non confermo, rumore bianco, vabbè. Ma c'era anche, ma a volte poteva anche succedere che c'era delle robe, c'erano delle notizie veramente impressionanti che potevano portare nuove informazioni. Reprimendo la mia impazienza, sopprimendo la mia impazienza, io aprii la pagina principale di Ad Channel. Saltai alla sezione dell'occulto e feci una ricerca con le parole Telling the Future. Allora, predizioni, profezie, tutto quello che riguarda Fantasm è il gruppo di Fess, che dopo, sì, infatti. New Game 43-83. Qua non so come metto, vabbè, predire in maniera randomica, in maniera casuale, il futuro del Giappone. Numero 6, 182. Quantità di tizi, di maschi che vorrebbero che la principessa delle profezie, Festan, abusasse di loro. Messia, discussione sulle profezie di Fess, Fantasma. Che cazzo vuol dire? What the fuck do you mean? Che cavolo vuol dire? Thread Antifantasm 11 by Prophecies. 431 sono le. Sì, sono forse le entry. Cosa ne pensate delle canzoni profetiche dei Phantasm? 59. Phantasm è una band musicale di assassini che sta venendo chiamata, sta venendo etichettata come osservatore, stanno venendo etichettate come osservatore, sì, in qualche modo. Vedi qua se hai mai avuto dei sogni che predicono il futuro. 134. Andare offline per sentire le predizioni e le profezie di Fess, parte 3. Ebbi un sacco di risultati nella ricerca, circa 30. La precognizione è arrivata al nuovo modo di Ad Channel. Buttando giù della saliva, controllai i titoli dei thread uno ad uno. Fantasm FES. La maggior parte dei thread che venivano fuori contenevano le parole Phantasm FS. Oltretutto la parola New Gen appariva nella stessa linea, frequentemente nella stessa linea. E c'era molte frasi inquietanti come assassino o testi profetici. Un po' di Google, ma dai, deludo, non è Google, vabbè.
scoprì, facendo ricerca su Google, scoprì che Fantasm era una band musicale gothic punk di quattro membri, composta da quattro membri. Era attualmente in tour. Shibuya, erano locati principalmente Shibuya e Elminfield, era Longfield, erano sì, la loro base principale era Shibuya, dei membri, dei vari membri. Era un gruppo così popolare che monopolizzavano le conversazioni che riguardavano la scena musicale indie. E la cantante era una ragazza che si chiamava, che si faceva chiamare Fess. Per il momento, volendo scoprire in che modo fossero connessi alla precognizione, presi il thread nella parte più alta, il primo risultato praticamente. La predizione e profezia è tutto quello che riguarda i Phantasm, New Gen 43. E lo lessi così, un po' alla cazzo, skim. Iniziai a leggerlo così. Ok. Un oracolo senza nome. Ragazzi, calmatevi per adesso. Calmatevi per adesso. Per adesso andate soltanto a vedere il concerto domenica. Divertitevi. Godetevi la messa nera. Godetevi la messa nera di Fessa, ma meglio che potete. Meglio che potete. Altrimenti. Verrete piantati a morte, verrete inchiodati a morte. Sempre un oracolo senza nome. Ho letto il testo, ma non riesco a capirlo molto bene. Dicono cose troppo vaghe. Sembra quasi una profezia un po' merdosa. Ma risparmiatevi di essere inchiodato, va bene? Oh, sempre l'oracolo senza nome. LOL, precognizione, profezie. State facendo troppo. Stai dando troppo peso a queste cose. Non è Nostradamus, volete la musica e basta. Ah, beh. Non mi disturbano troppo i testi di Fess. Certamente Dugan, certo. A tutti parlare di Fess. È Rio che ha scritto le canzoni. Cosa dite di lui? Povero ragazzo. Festan. Sono stato ingannato. Ma fregato. Ma spinto con l'inganno a cercare il significato della vita dei suoi testi. Sono abbastanza nasty in questo caso. Un attimo. I first Testar sono proprio malati, diciamo così.
l'importante è tutto, voglio che Festa Mami dia Rita nella sua voce figa, nella sua... Quando... La sua bella voce quando... Mentre... Sì, vabbè... Figa, mi spinge i suoi stivali nel mio ano. Perché non, vabbè, perché non va così male sentire il mio... Perché non mi farà così male da sentire i miei occhi che si escono dalle orbite. Inebriarmi della sensazione che si deve fermare, del fermarsi all'ultimo momento, tipo, sensazione tipo che mi sputerà oppure mi sputerà in faccia da sopra oppure no. Voglio che lentamente mi tagli la gola con un coltello. Esalare l'ultimo respiro mentre mi dice sei una rottura. Alza la mano, festane mia moglie. Madonna che mi hanno costruito bene le due zan, porca miseria. Anch'io festane mia moglie. Non bump the thread, beh non è che era, non portare in alto il thread. Questo è quello che significa la profezia della New Game. Ah, questa è la... Vabbè, a questo punto... Visto che non esiste nel gioco. Vorrei fare la prima del gioco, mettiamo la canzone. Questo dovrebbe essere una traduzione.「叫びは風の波へ届くならそんな」
sostanzialmente dice: colpisci lo steak, strappa, apri strappando la notte più oscura. Immergiti nel chiaro di luna. Migliaia di martelli diventano il tuo dolore. E ora tu sei libero, rilasciato. Adesso tu sei libero. Ah no, allora, migliaia di martelli diventano il tuo dolore. Sono ora liberi. E alla fine urlano danzando nello spazio, galleggiando nello spazio. No, alla fine urli danzano nello spazio, galleggiano nello spazio, urla, galleggiano nello spazio. Il cielo notturno sicuramente diventerà rosso. Con le steak a forma di cro con gli steak a forma di croce come tua forza. Raggiungerai finalmente la terra sacra. Beh, a proposito, io sono anti-fantasma. I fanboy sono paura, fanno paura. Non è che state tutti diventando tutti subendo lavaggio del cervello? Idiota, sarei cancellato. Ah, perché gli ieri erano più criptiche di così. Non esporre il testo, stupido. Dai, non è possibile che. Ma no, veramente riuscite a leggere tra le righe i bocciosi di questi tempi.十字の杭。Steak a forma di croce. Questi testi. Non importa come, non importa cosa, ma io non potevo credere che significassero nient'altro, che si stessero riferendo a nient'altro oltre allo staking che avevo visto con i miei stessi occhi. Oltretutto questi testi provenivano da una canzone che era uscita 2 mesi fa. In altre parole, non aveva scritto questa canzone dopo che l'omicidio definito staking si fosse verificato. これが予知ってこと?Questa era una profezia? Era solo una combinazione di coincidenze, frutto di una somma di coincidenze. Anche i Phantasm erano dei sottoposti della ragazza demone, erano tre sottoposti della ragazza demone. Leggendo il log in maniera più dettagliata, mi resi conto che è preoccupante il fatto che tutti e tre gli incidenti della New Gen fossero stati profetizzati prima, fossero stati profetizzati anticipatamente in quei testi.
Solo che i testi delle canzoni che producevano il tuffo di gruppo e l'uomo incinta non erano stati postati su Hot Channel. Qualunque fosse stato il caso, la gente sembrava pensare che non si dovessero caricare, non sarebbero dovuti caricare. Se lo vuoi sapere, se lo vuoi proprio sapere, vai ad uno dei loro concerti e compra compra il loro album, dicevano. Ad ogni modo, tipo la gente online stavano impazzendo, stavano impazzendo, cercando di capire che metodo di uccisione, che tipo di metodo di uccisione, sarebbe stato usato nel nuovo caso New Gen, basandosi sui testi di tutte le canzoni che i Phantasm avevano rilasciato fino ad adesso. Da quando erano iniziati i casi New Gen, e i loro album rilasciati indipendentemente stavano iniziando a vendere come caramelle, a vendere col pane, e parte dei media iniziarono sempre di più ad adottarli come a definirli il gruppo musicale goth punk che sta attualmente sperimentando una popolarità come se fosse un culto, simile a quella di un culto, tra la gioventù di Shibuya. Fesso era quella che aveva scritto le canzoni, sui testi. Non era Rio, vabbè. Apparentemente era pronunciata Fes. Fes. Il suo nome rimaneva sconosciuto, il suo vero nome rimaneva sconosciuto. Mai menzionato. Forse era quella ragazza demone. E quindi non c'era nulla di strano nella sua abilità di predire gli incidenti avvenuti a predire quegli incidenti con diversi mesi di anticipo. Dopotutto, lei stessa era la colpevole, era l'artefice. Provai a fare una ricerca per immagini, ma tutto quello che potete trovare non potete trovare neanche una foto della faccia di Fess. Erano tutte immagini, fotografie fatte col cellulare prese durante i loro concerti, così traballanti che non c'era modo di discernere nulla di come fosse, di come, del suo aspetto. Merda. Merda. Tradotto dal giapponese, Kuso. Mi asciugai il sudore che usciva dalla mia fronte con la manica della mia t-shirt. Anzi, no, col corpo della mia t-shirt. Allora, terrore ed irritazione. E la sensazione che tutto attorno a me fosse una menzogna. La sensazione che io non volevo vedere niente.
un buon range di un buon rango di emozioni, un buon insieme di emozioni si unì tutto insieme, si mischiò tutto insieme dentro di me, facendomi diventare il respiro un po' affannato. Stavo respirando faticosamente, per tutto questo tempo stavo respirando con difficoltà. Ad ogni modo volevo vedere se la volevo vedere volevo proprio vedere da me la volevo proprio vedere con i miei occhi la faccia di Fess. Con dita tremanti io scrissi, no, digitai sulla tastiera. Diretto al sito ufficiale, dirigendomi al sito ufficiale dei Fantasy. Quello che mi si parò davanti era un sito molto semplicistico, che sembrava molto semplicistico, con col nero come suo tema basico. E le parole erano scritte in uno scarlatto uniforme. Emanando quasi una strana, forse, paura, terrificante atmosfera. Il sito non conteneva quasi quella notizia e neanche una singola fotografia. Tutto quello che c'era scritto lì sopra erano informazioni sui loro concerti e la sua discografia. Sui loro concerti e sulla loro discografia. Non c'era una singola bit di informazione riguardo i profili dei membri della band o sui testi delle loro canzoni. やっぱり犯人だけあってネットに顔写Immagino 真が流出しないようにche しun てるのか。criminale non voglia che le sue immagini vengano messe in giro sulla rete. Sicuramente sapeva quello che stava facendo. Quando guardai al loro itinerario dei concerti, sembrava che avessero avuto un concerto, no, facessero dei concerti all'incirca una volta, facessero un concerto all'incirca una volta ogni 2 settimane. Il loro prossimo spettacolo là, spettacolo dal vivo era dopodomani. あさって。Se lo fossi andato a vedere, sarei stato in grado di confermare se Fess fosse la Demon Girl, la ragazza Demon oppure no. Ma una volta che l'avrei confermato, cosa avrei dovuto fare? Questa cosa dove mi avrebbe portato? Avrei consegnato Fess alla polizia. Mi sarei impaurito e avrei scongiurato di non mettermi in mezzo a queste cose. Sarei andato a prendere una croce, facendo finta di stare facendo un esorcismo. Tutte queste opzioni stavano chiedendo l'impossibile. Era un demone, un nasty, un otaku
un attacco spregevole come me non poteva, non aveva nessuna possibilità di sorpassarla. E se avessi perso contro la ragazza demone sarei morto. Il mio corpo sarebbe metamorfosizzato in un. Si sarebbe metamorfosizzato in un'opera d'arte fruitless. Sciagurata. Una sciagurata opera d'arte. Avrei messo. E sarei stato messo su uno dei siti wiki come uno dei casi New Game. Sono Non voglio questo, non, questo non voglio. Non lo volevo, ma se le cose avrebbero continuato in questo modo, fossero continuate in questo modo, non avrei mai capito come fosse finito come parte delle. Non avrei mai capito come fosse finito a parte delle. Ah sì, fosse comparso in una parte delle. Fosse entrato a far parte delle immagini che Shogun mi aveva mandato. Mass Effect non aveva nulla a vedere con la Demon Girl, con la ragazza Demone. Magari io avrei potuto chiederle aiuto e trovare qualche modo di contrattaccare. けど、やっぱり無理だ。ライブMa なんて行けるわけがない。no, non avrei mai potuto dare un concerto. In tutta la mia vita fino ad adesso io non ero mai andato ad uno, neanche uno, neanche una volta. Sarebbe stato l'equivalente di giocare una away game, che cavolo, vabbè. Giocare una away game. I concerti erano piccoli, erano oscuri, erano rumorosi, erano pieni di gente. Solo di immaginare questa cosa mi rendeva nausea, nausea mi faceva venire la nausea. Senza sapere per nulla senza avere nessuna idea sul da farsi, mi strinsi la testa con le mani. Sempre quella sensazione formicolante su tingling, quella sensazione all'altezza del mio collo, continuò ad andare avanti. Cambiò da un dolore, diciamo così, appena leggero a un dolore molto forte. Come se un dolore infiammato, scorching, un dolore infiammato, come se la mia pelle stesse bruciando. E anche se mi fosse girato indietro, nessuno, non c'era nessuno lì, Mo non yame sarebbe stato nessuno teo. lì. Ah, mi sono basta, non ne posso più. Chiusi fortemente gli occhi e aspettai con fervenza, che il mio senso, la sensazione dello sguardo svanisse. Non ce l'avrei fatta a sostenere. A preoccuparmi di questa sensazione per il resto della mia vita. Proprio poi lo sguardo, il solo sguardo mi avrebbe.
Sarebbe stato sufficiente per uccidermi. Kangaero, pensa, Takumi. Takumi, pensa. Boku ni dekiru koto, kangaero. Pensa a qualcosa che puoi fare. Mi nascosi nell'ombra di un palo telefonico. Paul, vabbè. Sì, penso di sì. Diciamo così, poi cercò di vedere quello che succedeva. Controllai un po' così il club, i torni del club chiamato Gigantes. Ma poi essermene preoccupato ieri per tutto il giorno, finalmente mi feci schiarire, mi feci qua, mi feci mi feci coraggio, mi, mi made up my mind. Finalmente trovai, porca miseria, trovai il coraggio di venire qui, no, diciamo così, dove il concerto era già iniziato. Gigante era una costruzione in mattoni rossi che dava molto nell'occhio, striking looking, situata all'entrata di una strada stretta che andava lungo la overhead. La ferrovia, il cavalcavia della ferrovia. Sì, la ferrovia sovrarialzata di Shibuya. Le mura esterne erano illuminate, emanando un'atmosfera così vecchia e sobria che pensai quasi che sarei entrato. Sei quasi di essere scivolato attraverso il tempo fino all'era Showa. Proprio da allora non avevo idea che un posto con un'atmosfera come questa fosse esistito a Shibuya. Trova circa a 5 minuti a piedi dalla stazione, ma io avevo la sensazione che ci fossero poche persone nei miei dintorni. Occasionalmente un treno passava attraverso la ferrovia sopraelevata. Emettendo un tremendo ruggito e facendo tremare minuziosamente il palo telefonico
nascosto, dietro qui era nascosto. Fino a poco tempo fa, c'era un sacco di gente davanti al Gigantes. La maggior parte di loro probabilmente erano fan dei Phantasm. Indossavano abiti così vistosi che non era troppo facile. Sarebbe stato molto facile scambiarli, sarebbe stato molto facile scambiarli per cosplayer. Quello che mi sorprese è il fatto che la quantità generale di persone che era lì era abbastanza ridotta. Nonostante i Phantasm erano l'argomento del momento di tutta la rete, erano venuti solo circa un centinaio di persone. Tutti erano già entrati, ognuno di essi era già entrato nel club. Il concerto doveva essere già iniziato. Il suono non trapelava all'esterno però, quindi nulla se mi sembrò reale. Nulla mi sembrò reale per me. Anche se ero riuscito a tenere sotto controllo il battito fino a ieri e per la maggior parte di oggi, avevo iniziato a battere l'impazzata al momento che sono arrivato al club. Ero arrivato al club. Era difficile respirare. Mi iniziai a chiedermi se avessi qualche tipo di problema cardiaco. No, capivo perché questo mi stava succedendo. Una densa oscurità circondava questo posto. La ragazza demone e la sua sottoposta, Yua, dovevano essere strisciare da qualche parte qua vicino. Ecco perché stavo freneticamente guardandomi in giro, stando attento che qualcuno non avesse provato ad attaccarmi. Se avessi dovuto comparare questo senso di tensione a qualcosa all'interno di Eso, era tipo a livello del labirinto del vulcano Once. Il bilanciamento del gioco del vulcano Once, del labirinto del vulcano Once, era completamente ridicolo. I nemici erano particolarmente forti e eri circondato dalla lava che ti avrebbe ucciso istantaneamente se l'avessi anche solo averla sfiorata. Sono morto lì un casino di volte, ingoiando. Spazzai via il sudore dalla fronte con un fazzoletto. Allo stesso tempo,
la porta nell'alto sulle scale del gigante si aprì all'improvviso. E per un secondo il suono dei tamburi, della batteria che stava battendo selvaggiamente risuonò negli intorni. No, risuonò da dentro il club, da dentro, da dove tiene dentro, sì. Un unico maschio emerse dalla porta. Correndo, facendo uno sprint, un dash, ma con una corsetta giù dalle scale, e venne correndo da me. Yo, Taku! Matta ka? Oh, Taku, ti ho fatto aspettare? Ero io quello che ha invitato Mizumi-kun a questo spettacolo. Dato che non avevo il suo numero di telefono, fui costretto ad aspettare. Ah, fui costretto ad andare a scuola oggi per potergli parlare di questa cosa. Se fossi stato da solo, probabilmente non sarei riuscito ad arrivare così vicino all'ingresso del Gigantes. Dopotutto, anche supponendo che fossi riuscito a entrare da solo, sarebbe stato game over. Se la ragazza Demone era lì, sarebbe stato game over per me. Quindi, dovevo far venire Mizumi per tranquillizzarmi, diciamo così. Naturalmente, dato che non aveva preso bene l'idea di essere usato come capro espiatorio, non glielo feci sapere, mi trattenni dal dirglielo, da menzionare quella parte, il discorso. Lui e Nanami erano le uniche persone che avessi mai potuto chiedere questo favore. Ho scelto Bisomi-kun perché era meno pedante. Ho pagato per entrare i biglietti, tante parole, l'ho assunto per 1.000 yen, da 1.000 yen. Ora io, これ CD ね。俺自分の分も買っちまったEcco il よ。tuo CD, ne ho preso uno anche per me. Quello che Mizumi mi diede era l'album dei Phantasm. Veniva venduto per prezzi incredibilmente alti nell'asta online, ma dato che avevo letto su Hot Channel che lo vendevano durante i loro concerti, io ho chiesto a Mizumi-kun di prenderne una anche per me. Con questo avevo raggiunto metà del mio obiettivo. Per quanto riguarda l'altra metà, いやー、予想以上にいいな、ファンタズムって。devo dire, Phantasm è meglio di quello che mi aspettassi. Dato che era appena uscito dal club, in cui era un po' agitato, un po' preso da questa cosa.
俺あんまミーハーになりたくなかったんで聞こうとしなかったんだけどよ、今日ちょっと生で聞いただけでファンになっちまった。Ho evitato di ascoltarli prima, dato che non volevo seguire la massa. Ma io ero... sono diventato istantaneamente un fan, oggi sono diventato istantaneamente un fan solo per anche solo per averli sentiti suonare per un pochettino. Suonare dal vivo per un pochettino. La mia altra richiesta era di Mizumi-kun di entrare da solo e di fare rapporto, di raccontarmi, di raccontarmi le cose circa i membri del Phantasm, gli attributi distintivi dei membri del Phantasm. Sei di particolare, vabbè. La band sarebbe andata sul palcoscenico una volta, certo, una volta che il concerto fosse iniziato. Quindi lui avrebbe potuto dare una veloce occhiata e di fretta, tornare da me tutta fretta per dirmi chi erano, per dirmi com'erano. Ma ci vogliono più di 5 minuti all'inizio dello spettacolo perché lui tornasse qua. Apparentemente era perché aveva ascoltato tutta la prima canzone per intero. Tocni vocal. Aria maggi di i onna da ze. Specialmente la cantante, Hot Stuff. Omae, onna miru me aru na. Non c'è dubbio che, senza dubbio tu hai buon gusto per quanto riguarda le ragazze. Ah, Mizumi-kun veramente pensava solo con le sue parti basse. So much per aver detto che Tomaccio deve aver detto che non voleva seguire la folla. Donna hito datta. Com'era? Ah, socca. Hōkoku na. Nanka tantei mite de omoshirei na. Divertente, proprio come un detective. Non pensi? Feci fretta mi affrettai no feci fretta feci fretta al Mizumi-kun sghignazzante per dirmi come qual era l'aspetto di Fess. Kamigata wa short cut datta. Ha i capelli corti. All'improvviso i suoi tratti somatici iniziarono smisero di sovrapporsi a quelli della ragazza demone. Questo voleva dire che Fess non era la ragazza demone? No, aspetta, non andare troppo avanti con i tuoi ragionamenti. Poteva alterare il suo stile la sua pettinatura tagliandola o aggiungendo delle extension. Non era strano pensare che potesse aver indossato un qualcosa
qualcosa per non farsi riconoscere quando la incontrai nella scena del crimine, nella scena dell'omicidio. スタイルがすっげえ良くて、あと背が高かったな。ありゃ俺と同じぐらいはあるんじゃねえHa un の？gran senso dello stile ed è molto alta. Probabilmente cerca la mia stessa altezza, penso. セガ。Alta? Alta circa quanto Mizumi-kun? Mizumi-kun e io avevamo stature simili. In altre parole, Fess era alta circa 170 cm. Abbastanza alta per una femmina. Ma la ragazza Demone non aveva dato quell'immagine durante il mio fortuito incontro con lei. La mia memoria era abbastanza un po' in ramazzo di incasinata, ma avevo la sensazione che fosse, doveva, la sensazione che doveva essere più bassa di me. Un altro tratto che non combaciava. Nient'altro?他には？そうだな。アンニュイVediamo. な雰囲気してたな。Aveva tipo l'aria, aveva l'aria di essere una di Bond, una world weary.声はクールってイメージかな。結構ボソボソと喋るタイプだった。Avrei descritto la sua voce come. Descriverei la sua voce come cool. È il tipo che ti parla in mormorii.胸のサイズはまあまあ。Il suo pet. La misura del seno non era così così. でもゴスパンの服は妙な色気があったぜ。ああいうのもありだな。Ma断然あり。quei vestiti goth punk erano stranamente sexy. Potrei perdere la testa per qualcosa del genere, sicuramente. Non andava bene, non potevo capire niente. Basandomi sul suo racconto, la voce, e avevo solo avuto un'immagine, un incontro molto breve, un incontro molto breve con la ragazza Demone, innanzitutto avevo avuto solo un incontro molto breve con la ragazza Demone. Se mi avessero chiesto di elencare le sue caratteristiche salienti, i suoi tratti salienti, non sarei stato in grado di venire, di tirare fuori molto, di tirare fuori molto. Questa strategia doveva essere, dopo tutto, doveva essere no, irragionevole. ていうかよ、そんなにフェスに興味あるなら自分の目で見ればいいじゃねえか。ほら、行こうぜ。A proposito, se tu sei interessata a Fess, perché non la vai a vedere da te? Dai, vai, andiamo. Insomma, mi spinse la schiena, mi spinse per la schiena, forzandomi di salire le scale fino al Gigantes. Io in qualche modo cercai di resistere, ma lui era più forte di me e non riuscì a liberarmi. ま、痛いんだろ、フェスの顔を。素直になるって。Ma vuoi vedere la sua faccia? Ammettilo.浮気ってのは男の性だよな。たくも大人になったもんだあ、ぜ。tradire la tua ragazza. Perché? Saga di un uomo. Stai crescendo, stai, sei cresciuto, Taku.
この前一緒に帰ってたメガネの子のことは今夜だけは気にするなって。 Questa notte non preoccuparti della ragazza. 俺も田中のことは忘れるからよ。 con cui sono andato a casa l'altra volta. Mi dimentico di Tanaka. Anch'io mi dimentico di Tanaka. Sono qua, adesso. Non capisco quello che tu stai dicendo. Iniziai a cercare di tenere i piedi fissi ancora di più, ma mi raggelai quando mi resi conto che avevamo raggiunto la cima delle scale. Eravamo solo due rampe. Due piani, eravamo solo su due piani, ma se fossi scivolato e fossi caduto per terra mi sarei fatto molto male, pensai, e la resistenza diminuì. Avvantaggiandosi di questa mia apertura, Mizumiko mi spinse attraverso la porta e dentro il club. Un rumore assordante mi colpì le orecchie come siamo entrati. Entrammo. Non avevo mai sentito un rumore così forte prima d'ora. Quelle profondità del mio stomaco che si agitavano, tremavano contro il mio volere. Diede la sola impressione, la sola illusione che il mio corpo sarebbe vibrato fino a spaccare, fino a finire in pezzi. Non c'era nessun posto a sedere per il spettatore, tutti stavano in piedi. Tutti presi dal ritmo. Muovendo i loro pugni alzati e esclamando fest, fest, con un tecnismo perfetto. Però non era la partecipazione degli spettatori non era così attiva, non era così attiva come a livello di un concerto di Otaku. Però era tutto incredibilmente sovraccaricato,
tutto questo gli fece avere la sensazione di dover vomitare. Sono un otaku, ma non sono un fan delle idol o delle doppiatrici, quindi se, per dirlo in parole povere, io odiavo questo tipo di entusiasmo del pubblico. La mia unica salvezza era il fatto che nessuno stesse guardando, ma mi stesse guardando. Anche se non potevo negare che io apparivo veramente fuori posto lì. La gente davanti a me era... rendeva difficile vedere il palcoscenico. Le luci illuminavano, non erano così forti, Dazzling. Non erano... sì. Cioè, erano abbaglianti. E io sì, a malapena riconoscere circa 4 persone nel mezzo della brightness, della luce. Come l'atmosfera mi prese. Boom, lì. Mi prese in pieno. Non mi viene il termine, porco di ferma, non mi viene il termine, quando arrivo a mezzanotte. Isomikun mi diede una coppetta di plastica con del succo di frutta dentro. Mi sembrava che avesse pagato il prezzo dell'ingresso, tariffa d'ingresso. Avrei dovuto assicurarmi che l'avrei pagato più avanti. La performance finì improvvisamente. Gli spettatori applaudivano e incitavano. Dato che questo li aveva placati, tutti abbassarono i pugni alzati. E grazie a questo il mio campo visivo si schiarì. E un percorso si aprì da me al palcoscenico. Come avrei potuto make out? Come avrei potuto descrivere la faccia della ragazza dei capelli corti ferma al centro del palcoscenico? Era ovviamente una persona differente dal demone. Oggi mi sento molto meglio del solito. Sento le voci chiaramente.
il mondo è estremamente trasparente. La voce che sentivo attraverso il suo microfono era sia simile che dissimile a quella della ragazza demone che mi aveva rivolto, che mi aveva buttato, gettato parole incomprensibili, mi aveva gettato parole incomprensibili. Proprio come aveva detto, Efes aveva un'atmosfera cosciente del mondo, a lei. Non sembrava mascolino. Sia carina che seduttiva, portava con lei un'aura misteriosa di distante solitudine. I numerosi accessori argentei che indossava sul suo corpo risplendevano brillantemente nella luce. Sembravano anch'essi fantastici. Cominciamo a capire perché la gente faceva dei thread su Fess, la gente su Achan. Avevo dato per scontato che i membri della band avessero approcciato una performance live in maniera più una performance live come questa in maniera più esplosiva. Ma Fess parlava in qualche modo in maniera patetica nel microfono. Sembrava l'esatto opposto dell'adrenalina che veniva che emanavano gli spettatori. Forse era solo la sua personalità. Ma i fan impararono dal suo esempio, diventando silenziosi, ascoltando attentamente alle parole che diceva Fess. Forse perché i cancelli del cocito sono chiusi. Cosa? Questo diceva? Cocito? Che lingua era questa? Cocito, vabbè. Divina Commedia. È il... C'è il tip, ma secondo me non... comunque è il punto più basso dell'inferno, secondo la Divina Commedia di Dante, dove c'è il demonio, che cavolo era? Satana immerso nel ghiaccio. Dopo la nascita della grande volontà, il mondo ha mantenuto il suo equilibrio per diverse migliaia di anni. Demo ima, sore wa kuzure tsutsu aru. Totemo fuante. Ma adesso quel bilanciamento è sul punto di collassare. È molto instabile. Dakara, watashi wa utau wa. E quindi io canto. Kimi tachi no kaos o ukeirete ageru. Prenderò con me tutto il vostro caos.
Ah, capisco, magari sta recitando il ruolo di una stage persona, una parte del God Punting, vabbè, una parte dello spettacolo, parte dello spettacolo, una parte del loro essere God Punk. La gente ordinaria avrebbe certamente trovato difficile capirlo. Ma parlando in maniera così insinuante, ha creato il senso di qualcosa di mistico. Rendendo più facile l'avere presa sul cuore dei suoi fan. In realtà Festa aveva in mano qualcosa di peculiare. Nella mano sinistra c'era un semplice microfono. Ma nella mano destra stava impugnando un stand, un piede del microfono che sembrava alquanto misterioso. Un piede che aveva la forma di una spada. Quella forma era così amabile quanto sinistra. Sembrava che per dover affidare quella piede spada avrebbe tagliato le dita di un istante a solo toccarlo, a solo sfiorarlo. Era tremendamente largo. Lungo quasi quanto era alta Fess, lungo quasi quanto l'altezza di Fess. Inoltre le porzioni con un col le porzioni fatte col vetro inglobavano un'attraente luce blu sotto forma di linee. Allora, inoltre le porzioni. Porzioni che fatte con fatte le porzioni fatte con il vetro inglobate all'interno sotto forma di lignee emanavano un'attraente luce blu, radiavano, irraggiavano un'attraente luce blu. Madonna. Non ero sicuro se era veramente un piede per il microfono, oppure no. Ma come un qualcosa che contribuiva alla sua personalità da palcoscenico era sublime. E i miei occhi iniziarono stranamente ad incollarci sopra.
Poi Fess sollevò lievemente quel colossale piede per microfono con la sola forza della sua mano destra. Tenendolo ancora con un reverse, con una presa inversa, diede un ampio fendente verso il suo fianco. Gli faceva una spadata praticamente. La luce blu che proveniva dalle sue parti in vetro, tracciò un arco. È pericoloso. Cosa avrebbe fatto se avesse colpito uno spettatore? E se in realtà non fosse un piede per il microfono, ma una spada, ma in realtà una spada. E per offrire del sangue fresco alla ragazza demone, avrebbe usato quella spada per tagliare la gola a un singolo spettatore, a un singolo spettatore ogni notte, o qualcosa del genere. Se fosse stato così, avrebbe certamente reso questo spettacolo live in una messa nera, messa nera tenuta dai diavoli. Un brivido corse verso di me. E pelle d'oca mi venì fuori per tutto il mio corpo. Sarebbe stato meglio uscire da qui il prima possibile. Come iniziai a pensare questo, Fess mormorò piano piano, mormorò soffice, in maniera soffice. Mormorò in maniera piano, morbidamente. La prossima è la, no è la nostra terza canzone. Il sangue del contratto per i nostri peccati. Ancora, certamente ancora più vasti, si risero dall'audio, dagli spettatori.
Immediatamente dopo, gli altri membri dei Phantasm iniziarono a muoversi simultaneamente e per una seconda volta il suono iniziò a inondarmi nelle mie orecchie. E quel ruggito sembrava dovermi spaccare i timpani. Non è che gli orecchi di tutti quanti diventavano un po' fanni, un po' malandate dopo essere stati in un posto del genere? Dopo che controllai, quando controllai, Mizumi-kun era totalmente immerso in questa cosa, pompando i suoi pugni in maniera ritmata, come nello stesso modo rispetto agli altri spettatori. Quando finì l'intro e Fess iniziò a cantare, i testi mi fecero diventare teso. Era la canzone profetica i cui testi erano stati copia incollati su Hatsanel. La canzone oscura che non ti faceva presagire il benché minimo senso di salvezza. In parte dovuta ai testi, ma anche dovuta un po' alla melodia. Sembrava qualcosa di religioso. I membri del pubblico all'inizio erano diventati selvaggi, cominciavano ad essere sempre meno attivi via via che la canzone continuava, fino a che tutti erano in piedi, fermi in piedi, senza pronunciare una singola parola. Al contrario, però, era perché erano così presi, da Fess, e tra di loro alcuni di loro stavano guardando Fess fissa negli occhi, con la faccia di quelli che stavano di quelli che fossero inebriati di ecstasy. No, stessero affogando nell'ecstasy. Drown, non drunk, perché? Vabbè. Sì, ecco, true enough. La voce di Fess possedeva delle qualità che attraevano la gente a lei. Anche se combattevo, anche quando combattevo la paura e la nausea che mi avevano indotto la folla che torna a me, io ascoltavo minuziosamente per cercare di non perdermi nemmeno un pezzo della sua canzone. Alla fine ripeté il tornello ancora e ancora. Colpisci lo steak, colpisci lo steak.
Squarcia in una toscura. Bagno, come l'avevo tradotto prima? Non bagnati. Prendi crogiolati nel chiaro di luna. Mentre ho sentito quella frase, come sentii quella frase, mi ricordai come la ragazza demone si era girata lentamente verso di me, verso di me, coperta di sangue, mentre stava fissa davanti al cadavere piantato contro il muro. Sempre la pelle d'oca, mi viene la pelle d'oca. Ebbi la sensazione che l'aria attorno a me fosse istantaneamente diminuita, la temperatura dell'aria attorno a me fosse istantaneamente diminuita di svariati gradi. La canzone era finita. Fescia inzuppata nel riverbero della sua performance. Guardando giù lentamente, scrollando il corpo da parte a parte. E poi alzò improvvisamente la testa, senza warning, senza preavviso, senza esitazione nel suo sguardo. Lei? C'è una delusion. Mi guardò. Dato che è quasi mezzanotte, questa me la tengo per la prossima volta. Mi spiace. Mi spiace, questa me la tengo per la prossima volta. Ma è quasi mezzanotte, vado delusa, la voglio fare intera. La prossima, ci vediamo, penso domani. Penso domani, a questo punto. Anzi, farò ripartire questa canzone da capo perché è un gioco di un tema. Cambia tutta la versione Noah. Thank you.
Come on.